quel Hideaway. E rivoltosi a lei disse: chi volete che lo liberi? Barabba o Gesù di Nazareth? A morte, i soldati si accerchiarono attorno a Gesù. Gli misero una canna nella mano destra, a guisa di scettro reale. Poi, piegando il ginocchio, incominciarono ad insultarlo e ad umiliarlo, dicendogli: gli sputavano addosso, percuotendolo sulla testa. Quando l'ebbero schiacciato, gli misero sulle spalle una pesante croce e lo condussero via per crocifiggerlo. Le strade cittadine, vi invitiamo a seguirla con religioso silenzio.
per la via dolorosa del Calvario. Ma non regge lo sforzo e cade pesantemente a terra, sopraffatto dal freddo di tante iniquità, prima ancora che sfinito, dai patimenti della flagellazione e la coronazione di spine. Aldo! Thank you.
uomo. Lasciami, lasciami. What?
Per cortesia, massimo silenzio. Sono pure due malfattori, uno a destra ed uno a sinistra. I giudei che passavano di là e i sommi sacerdoti lo insultavano dicendo: hai salvato me, salva te stesso ora, scendi dalla croce. Ma Gesù ripeteva: ecco Gesù, innalzato sulla croce. Verso mezzogiorno, il sole più scuro, le tenebre scesero su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Presso la croce, stavano la madre di Gesù, alcune pie donne e Giovanni. Lascia, Gesù, la madre. Vedendola, disse a sua madre: dissero le scritture, soggiunse: Mozzete! I soldati avvolsero una spugna inzuppata di aceto in cima ad una canna e gli raccontarono la bocca. Poi gridò: thank you.
padre! Padre! Nelle tue mani fido il mio spirito. Ed è inclinato il capo. Spiro. In ginocchio. In ginocchio, grazie. Perché non rimanessero esposti il giorno di sabato. Un soldato, avvicinatosi a Gesù, e visto che era già morto, non gli spezzò le gambe, ma con un colpo di lancia gli trafisse il cuore. E subito gli uscì sangue ed acqua. Poi i soldati staccarono il suo corpo dalla croce. Tutti noi come pecore eravamo sbandati, ognuno sviato dal suo sentiero, ma il Signore ha fatto cadere su di lui
i peccati di tutti. Egli fu disprezzato, reietto degli uomini, l'uomo del dolore, servo obbediente, e come l'agnello condotto al sacrificio, non aprì la sua bocca. Così, egli ha portato le nostre colpe, il nostro dolore. Noi l'abbiamo creduto un peccatore, abbandonato da Dio, un malfattore. Egli fu malato dai nostri errori, e fu colpito dalle nostre iniquità. Attraverso le sue pene, noi siamo guariti e possiamo rinascere. Giuseppe d'Arimatea chiese a Pilato il permesso di poter seppellire il corpo del Signore. Allora prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un bianco lenzuolo e lo collocò in un sepolcro nuovo scavato nella roccia. Dalla morte alla vita. Oggi abbiamo commemorato la morte di Cristo, ma domani, nella grande veglia, c'è il passaggio dalla morte alla vita, affinché l'augurio che posso fare a tutti quanti voi stasera è che possiamo veramente morire con Cristo sulla croce, con tutti i nostri peccati, con tutte le nostre angosce, per poter poi risorgere in una vita rinnovata, trasformata, modellata da Cristo.